Soriale, deputato del Movimento 5 Stelle, vicepresidente della Commissione Bilancio della Camera. Benvenuto. Grazie, buon pomeriggio, Giorgio Sorial, così mettiamo l'accento sulla sillaba giusta, grazie. E quindi condivide con Padoan questo problema di accentazione, Sorial, mi scuso, d'ora in poi sarà senz'altro Sorial. Sì, allora... ma siamo persone completamente diverse, io sono un ragazzo di 30 anni, lui è un emissario del Fondo Monetario Internazionale, quindi un tentacolo dell'Europa in Italia, speriamo bene. Era solo una battuta, non cominciamo subito con i carichi pesanti. Allora, Sorial, Beppe Grillo stamani ha detto, se vince il Movimento 5 Stelle, lui è sicuro che vince. Si va in Europa e si straccia il fiscal compact, cioè il patto europeo che l'Italia ha adottato 2 anni fa, a onor del vero voi non l'avete votato, a differenza di molti altri partiti, che è quello che dice l'Italia deve rientrare dal debito e quant'altro. Però, Sorial, è un trattato europeo, se gli altri non sono d'accordo, una volta stracciato che si fa? Beh, allora innanzitutto partiamo dal presupposto che oltre a non averlo firmato noi in realtà abbiamo dato una possibilità a questi partiti per tornare indietro, quando un paio di mesi fa dove abbiamo presentato una mozione in cui l'intento era quello di impegnare il governo da subito ad andare a ridiscutere il fiscal compact, che contiene in realtà una serie di regole, oltre all'abbassamento del debito pubblico anche tutta una serie di altre regole, per esempio il pareggio di bilancio in Costituzione. Facciamo il punto in modo che, dato che sono cose molto semplici se spiegate, è importante che i cittadini riescano a comprenderle e cercherò di farlo con parole molto semplici. Il debito è di 2.100 miliardi attualmente. Cosa succede? Succede che con il fiscal compact, al posto di avere l'interesse dei cittadini, ossia che le riforme vengono fatte per i cittadini, succede che lo Stato fa le riforme per ripagare indietro soldi all'Europa, alle banche europee. Quanti? In realtà, attraverso una delle regole del fiscal compact, si chiede l'abbassamento del debito di 1/20 all'anno per i prossimi 20 anni. Poi possono essere, guardi, un 1/20 della parte che cede il 60%, perché... che cede il 60%, esatto, perché il rapporto che deve essere mantenuto rispetto a un fattore che è il PIL è proprio del 60%. E quindi sono soldi che vengono comunque sia restituiti, ma più che restituiti, regalati all'Europa e alle banche centrali europee, come attraverso per l'appunto il fiscal compact. Perdoni Sorial, vengono restituiti in realtà chi ce li ha prestati, possono essere cittadini, italiani o stranieri, banche, qualsiasi. Non è giusto che restituire i soldi che sono stati prestati, cioè dovremmo... Non è proprio, lei sa meglio di me che parte del debito... Gran parte del debito in realtà è frutto di interessi e non sono soldi dei cittadini. Molti stanno dicendo che il debito sono soldi di altre persone, di altre nazionalità, di altri stati. Non è così. Abbiamo degli esempi molto particolari in Europa. Molto più piccola di noi è stata l'Islanda, che ha rifiutato completamente il pagamento del debito. Però ci sono molti esempi che dimostrano come il debito, oltre al debito ci siano gli interessi sul debito, che hanno continuato ad aumentare in maniera vertiginosa questo ammontare di debito. E questo è un problema fondamentale, perché poi è legato a tutte le altre regole all'interno del fiscal compact, tra cui il pareggio di bilancio. Allora, cosa si fa? Noi siamo in una situazione in cui, lo sta dimostrando il governo stesso, che non riesce a trovare qualche miliardo di copertura, anche se io le posso dire che essendo in commissione bilancio so che si possono... Ci arriviamo Sorial adesso mi dica brevemente cosa fate, però se in Europa nessuno lo vuol fare questa revisione del trattato, visto che l'abbiamo firmato. Non sono molto sicuro che nessuno lo voglia fare, perché... No, l'ipotesi, dico, se nessuno, se i tedeschi e gli altri non ci stanno, no. che si fa? No, ecco, i tedeschi sono una cosa, attenzione, e gli altri sono un'altra cosa. I tedeschi stanno rifiutando per esempio anche gli eurobond perché ci perderebbero, ma ormai c'è un fronte di nazioni, noi, la Francia, la Spagna, naturalmente la Grecia che sta cercando di rimettersi in piedi, il Portogallo, che sono stati che non possono più sottostare a queste regole che hanno favorito solo ed esclusivamente la Germania. Quindi c'è bisogno di andare lì e dire chiaramente che questa Europa così com'è non può funzionare. Perché siamo gli unici che possono farlo? Innanzitutto perché, come ha ricordato lei, noi non abbiamo firmato questi trattati. Noi ci siamo opposti anche in Parlamento in quest'anno a tutte quelle manovre che erano fatte in direzione per soddisfare questi trattati. E soprattutto perché non abbiamo alcun interesse nemmeno a livello europeo, mentre gli altri partiti, e l'esempio anche della...
la parte energetica e delle riforme in ambito energetico che vengono fatte in Europa in questo momento, tutti gli altri partiti hanno fortissimi interessi perché ne guadagnano direttamente loro. Però, sorry, loro. Le ripeto, però, le riformulo una domanda, ma se non ci stanno gli altri paesi, perché prego, sappiamo che queste cose devono essere fatte sostanzialmente all'unanimità, che si fa? Dopo noi abbiamo spiegato chiaramente che abbiamo 7 punti per l'Europa. Tra queste il primo è il fiscal compact e ce ne sono altri, tra cui anche togliere il pareggio di bilancio dalla Costituzione. Se questi 6 punti noi li portiamo in Europa, chiediamo che vengano ridiscussi. Se questo non avviene, si esce dall'euro. È molto chiaro. E anche dall'Europa, Sorial, perché adesso si farà un referendum. La cosa molto fondamentale per noi è che su queste tematiche non ci esprimiamo direttamente. Noi mettiamo i cittadini nelle condizioni di poter scegliere. È stato chiarissimo. Quindi, comunque, allora sull'euro si dirà o si ridiscute fare, o si esce dall'euro. Un'ultima domanda, brevemente, Sorial. Voi, nel presentare la proposta di legge sul reddito di cittadinanza, indicate un costo di 19 miliardi l'anno e anche delle coperture, che sono ad esempio patrimoniale, un'imposta sulle pensioni più alte, un aumento delle imposte sui redditi più alti e altre cose. Le faccio una domanda provocatoria da tedesco, ma se in Italia c'è tutta questa ricchezza da tassare, cioè 19 miliardi l'anno da prendere, ma cosa volete da noi, possono dirvi i tedeschi, perché non usate quella per fare tutto quello che dovete fare? Attenzione, non sono tasse sulla ricchezza. Io le faccio un esempio di quello che è il bacino più grande per le coperture del reddito di cittadinanza. C'è un sacco di spreco all'interno dell'acquisto dei beni intermedi dalla pubblica amministrazione. Esempio, è una cosa di cui si parla da quando ricordo di avere 8 anni e sentivo questo esempio, il fatto che l'ASL di un comune comprasse una siringa a un costo e l'ASL del comune accanto comprasse la siringa a un costo molto più alto, perché naturalmente ci sono degli sprechi e all'interno di questi acquisti poi c'è sempre qualcuno che ci guadagna. Però Sorial, allora, mi ha aggiunto il discorso è chiarissimo sui costi standard, però le dico, un tedesco le direbbe peggio ancora, oltre alla ricchezza sprecate pure i soldi, che volete da noi? Vogliamo poter utilizzare i nostri soldi per le nostre riforme. Io non voglio ridurre gli sprechi in Italia per poi pagare i tedeschi. Io non voglio ridurre gli sprechi in Italia e trovare le coperture in Italia per ripagare il fiscal compact. Io voglio trovare i soldi per fare le riforme, tra cui il reddito di cittadinanza oggi. Perché chi se ne dica, gli 80 euro cosa fanno se poi, come è uscito un dato pochi giorni fa, 1 milione di famiglie non ha neanche un reddito, neanche una busta paga. È stato chiarissimo. È stato chiarissimo, la ringrazio per essere stato con noi. Naturalmente torneremo, visto che ricordiamolo sempre, noi stiamo dando spazio a tutte le forze politiche, essendoci anche la giusta par condicio preelettorale. Quindi ringraziamo Giorgio Sorial, deputato del Movimento 5 Stelle.